Enrico Parussa, capitano della Olio Ro Imperiese, questa sera, proprio qui a Dogliani. Salutiamo il campionato in una partita che forse per voi non è mai cominciata questa sera. Siamo sempre lì, abbiamo di nuovo fatto come la partita scorsa, tanti giochi, 40 pari. Non siamo riusciti a chiuderne nessuno e nella pallapugno, se non chiudi i giochi nei momenti decisivi, poi le partite ti scappano. Secondo me l'analisi della partita è quella, perché che siamo partiti anche abbastanza bene, ci meritavamo di più, ma non siamo stati in grado di fare quel passo lì che ti fa cambiare la partita. Sì, un paio di giochi addirittura in vantaggio 40-0 per voi, rimontati, e poi giochi persi, quelli sono stati sicuramente la mazzata che vi ha... Sì, come detto prima, se costruisci bene il gioco e poi non lo chiudi, i risultati sono questi. Niente altro da dire, bravi loro che sono riusciti a chiuderli. Secondo me non è stata questione di determinazione, perché comunque ci credevamo. Abbiamo... Dai, ti lasciamo, naturalmente girano le scatole quando finisce così, però volevo chiudere questa ultima intervista con gli amici di Dolcedo, con l'Imperiese, con Mariano Papone, sulla maglia 50, quel 50. Questa era la tua ultima partita? Eh sì, questa è l'ultima partita, purtroppo la volevo chiudere con una prestazione un pochino più bella, sia personale sia per dare un aiuto a Enrico, che merita qualcosa di più di questo risultato che ho ottenuto quest'anno, perché è un ragazzo che si è impegnato tanto, sta giocando bene, ma purtroppo no, non siamo riusciti a concludere alcuni 15 importanti per portare qualche gioco all'inizio a casa, e poi la partita poteva cambiare, però purtroppo oggi è andata male. La mia ultima partita, e niente, ringrazio tutto questo mondo dalla Pallapuglia che mi ha dato tanto. Ho avuto tante soddisfazioni, ho conosciuto tante persone amiche, veramente devo dire un grosso grazie a tutto questo mondo che mi rimarrà sempre nel cuore. Sono venuto ad arrivare a questo traguardo, anche se non ero nemmeno più in grado ultimamente, però ci tenevo e niente, veramente più che dire grazie non posso dire a questo mondo. La mia carriera è stata piena di soddisfazioni. E niente, grazie mille alla Pallapuglia. Il futuro di Enrico Parussa lo conosciamo, perché sarà ancora in Serie A, non sappiamo dove, lo scopriremo poi nelle prossime settimane, ma il futuro di Mariano Papone? Adesso niente, aspettiamo le motivazioni, quali saranno dopo la carriera agonistica, se il mio ruolo sarà la panchina, sarà ancora allenare i giovani, sarà allenare le squadre più importanti, non lo so, quello che succederà, che mi chiameranno, valuterò, e spero di rimanere nel mondo della Pallapugno, perché niente, mi sento parte di questo mondo e spero di continuare a farne parte. Paolo Vacchetto, capitano della Barbero Virtus Lang, questa sera faccio in fretta a farti la domanda. Missione compiuta. Sì, assolutamente. Come dicevo nella scorsa intervista, avevamo fatto niente fino ad aver vinto il ritorno. Dovevamo vincere stasera, abbiamo fatto un'ottima prestazione di squadra, siamo stati molto compatti, abbiamo tirato su dei giochi 40-15 per gli altri anche in momenti importanti, e sulle cacce secche l'abbiamo prima presi noi, quindi sono molto contento di questo risultato. Adesso aspettiamo l'altra semifinale e vediamo contro chi giocheremo, ma sicuramente missione raggiunta, l'obiettivo nostro è arrivare in semifinale, ci giocheremo tutto per tutto. Adesso qualche giorno di riposo, appunto bisogna aspettare, beh mica tanto, poi una settimana, perché si giocherà immagino nel prossimo fine settimana, aspettiamo chi arriverà tra la Pallapugno Albese e l'Araldica Castagnole Lanze, spareggio che si giocherà mercoledì sera al Mermet di Alba. Se dovessi scegliere... Ma lascio che scelgano loro due in campo, non dico niente. E naturalmente sono due squadre che si sono arrivate alla bella, vuol dire che sono a un livello altissimo, soprattutto considerando l'andata e il ritorno dell'Albese, per cui il fatto che Christian sia riuscito a buttarli giù ad Alba è degno di nota, nel senso che sicuramente vuol dire che ha giocato al loro livello, per cui sì, a prescindere da che squadra incontreremo una squadra forte.
e noi adesso questa settimana qua riposiamo, domani probabilmente soltanto, e da mercoledì saremo di nuovo in campo cercando di preparare le due prossime partite. Ci metteremo l'anima per vincere in casa e per portare poi la squadra in finale. Per quanto riguarda invece l'altra semifinale, come la vedi, così un tuo commento? Ma Raviola è cresciuto molto nella seconda parte del campionato. Io lo considero un giocatore molto forte, per cui probabilmente ha fatto semplicemente una prima parte del campionato un po' sotto i suoi toni, nel senso che poteva fare di più nell'andata, e sarà una semifinale molto combattuta. E io naturalmente tifo per Max e spero di incontrarlo e poi in finale, ma sarà sicuramente una semifinale tosta, il risultato non è scontato.